Buonasera, ben trovati al nostro TG Sport. Partiamo con il calcio, con la Serie D. La Pistoiese continua la sua preparazione in vista della trasferta di domenica sul campo del Fanfulla. Mister Consonni spera di poter recuperare qualche giocatore che ancora non è al 100%. Arancioni che dovranno continuare su questa striscia positiva che dura da 6 giornate. Questo per non perdere nemmeno un passo dalla capolista Gian Erminio, sempre in testa, +2 proprio dai Pistoiesi. E per cercare semmai di compiere anche quel sorpasso che tutti sperano. Si giocherà domenica alle 14:30 e come sempre TVL trasmetterà la partita in diretta a partire dalle ore 14:30 appunto. Il giovane pistoiese Alessandro Dressadore ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di sci alpino per diversamente abili in corso di svolgimento in Austria. Per la Toscana è un gran giorno, ha detto il presidente della regione Eugenio Giani, siamo tutti orgogliosi di te. Alessandro Dressadore, oltre ad essere un atleta di successo internazionale, lavora in un'azienda di Calenzano e è impegnato anche nell'associazione Il Sole di Prato. Nel Tirolo Alessandro ovviamente rappresentava l'Italia, è giusto però sottolineare che l'atleta è tesserato con lo sci club La Doganaccia, dove si allena da ormai più di 15 anni. Il biglietto per i campionati mondiali lo aveva staccato a suon di successi sulle piste italiane. Complimenti quindi ad Alessandro. Prestazioni da applausi per l'atletica Pistoia ai campionati italiani Master Indoor che si sono tenuti ad Ancona, nelle Marche. La squadra pistoiese ha conquistato 4 titoli tricolori, ha ottenuto 3 medaglie d'argento e 2 di bronzo e poi tante altre buone prestazioni. Nello specifico 2 iori per un nome prestigioso dell'atleta pistoiese come Maura Vignali, femminile, anni 70. È salita sul primo gradino del podio nel lancio del martello e nel lancio del martello con maniglia corta. Inoltre si è classificata anche al secondo posto nella gara del getto del peso. Eccellente anche Alessandro Iacomino, protagonista di performance rilevanti, oro nei 1500 metri, argento negli 800 metri. Bella prova per Patrizio Di Vita, che si è portato a casa la medaglia di metallo più prezioso nel pentathlon. Una menzione particolare merita il presidente del sodalizio, l'88enne, li festeggerà il prossimo 30 settembre, Renzo Marchioni, ancora una volta strepitoso, visto che ha gareggiato, limitato anche da un guaio fisico, però il 2 volte primatista mondiale con la staffetta Italia ha agguantato l'argento con la staffetta 4x200 metri, ma soprattutto i bronzi nei 200 metri e nei 400 metri piani. Risultati di indubbio valore che lo confermano ancora ai massimi livelli in Italia e nel mondo. E ben riuscita la prima edizione del Duathlon Circuit Freestyle che si è svolta al ciclodromo Alfredo Martini di Pontebugianese. Complice anche una bellissima giornata di sole che ha reso tutto più facile e piacevole, la prima edizione del Duathlon Circuit Freestyle è stata un successo. La gara che si è svolta al ciclodromo Alfredo Martini di Pontebugianese, questa nuova formula all'interno di una struttura circuito con una multilappa importante. Quasi 100 atleti provenienti da tutta Italia al via, su un percorso che prevedeva 5 km di podismo, 20 km di ciclismo e 2 km e mezzo ancora di corsa. A vincere per la categoria maschile è stato il giovanissimo, non ancora 16 Ruben Espuna Larramona della CUS Pro Patria Milano con un tempo di 57 minuti e 38 secondi. Secondo Luca Gabriele della Lucca Triathlon. Terzo Dario Rossetti del Triathlon Moving. Questi ultimi protagonisti di un'appassionata volata. Durante la gara mi sono sentito bene, buone sensazioni sin dalla prima corsa. In bici mi sono sentito molto bene, sono riuscito a stare con un gruppetto che ho ripreso dopo il primo giro, che stavano montando in bici. E un'organizzazione molto buona, una giornata stupenda e sono molto contento per aver finito questa gara, anche perché era la prima gara su distanza sprint. Essendo molto giovane e non poteva andare meglio, dai. Nel femminile primo posto per Linda Orsi della Firenze Triathlon che ha chiuso la gara in 1:08:21 davanti a Elisa Nerli della Freestyle Triathlon e Lisa Rocco in Politriathlon. A differenza
del vincitore maschile, io faccio tutt'altro, è la vita, ogni tanto si corre, ogni tanto si pedala e si nuota. Bellissima giornata, gran bel sole, è stato tutto molto divertente, non pensavo di arrivare, ecco, dove sono arrivata. Bella corsa, non me l'aspettavo, bici divertente, la bici c'è, e poi un'altra discreta corsa, insomma, bello, tutto bello, divertente, è stata una bella giornata, via. Un'organizzazione perfettamente riuscita, quella del Freestyle Triathlon Val di Nievole, con in testa il presidente Francesco Riccioni, per questa Duathlon categoria Bronze Open, che ha regalato a tutti una giornata di sport e di divertimento e ha fatto conoscere ancora meglio questa realtà. Buona la prima, che ha aperto le danze anche per i prossimi appuntamenti. E pioggia di medaglie per la Jamie Academy Bottegone, parliamo di danza. Ancora una valanga di medaglie per le ragazze di Carmen Greco, istruttrice della Gemin Academy del Bottegone, attualmente campionessa mondiale di danza aerea. Le danzatrici della Gemin sono state le protagoniste dei campionati regionali valevoli anche per le selettive del campionato italiano di aerea sport, che si sono svolti la scorsa settimana a Empoli. 9 le medaglie conquistate. Oro per Silvia Breschi, Jacqueline Pernici e Alice Coppi. Argento per Ludovica Lamberti e Enrica Fragai. Medaglia di bronzo per Vanessa Elia. Viola Tanteri, Ilaria Menichetti e Jessica Balotta. Soddisfazione per Lucia Coppini, che da 20 anni coordina la scuola di Bottegone. Sono contentissima di come è andata, perché comunque abbiamo portato a casa dei bellissimi risultati e speriamo, insomma, in nazionale di replicare o di fare comunque bene. È un anno e mezzo che pratico questo sport, questa era la mia terza gara e vengo dalla ginnastica artistica e mi piace molto questo sport perché mischia appunto la ginnastica artistica e la danza. Sono una novizia dello sport, in quanto ho trovato per la prima volta un anno e mezzo fa lo sport che fa per me. Una vita passata a cercarlo. Finalmente ce l'ho fatta e questa medaglia per me è il doppio più soddisfacente, proprio perché corona questo sogno nel cassetto che avevo e che finalmente ho realizzato. Pratico questo sport perché mi fa sentire libera e poi perché mi piace la danza, la ginnastica anche artistica, ritmica e tutte le tipologie di danza. Ho iniziato questo sport 2 anni e mezzo fa e da quando ho iniziato mi sono subito appassionata e mi trasmette molta felicità provandolo e facendo le figure. Sono contenta di aver raggiunto questo risultato dopo solo 1 anno e mezzo e non mi credevo, perché è stata una sorpresa anche per me e quindi sono veramente veramente contenta. Spero di arrivare anche più in alto, perché bisogna sempre alzare la propria asticella, insomma, credo questo. Ed è tutto, il nostro TG Sport si ferma qua, voi restate con noi però per tutti gli altri eventuali aggiornamenti. Una buona serata.